Ho iniziato a 7 anni a cavalcare i cavalli, ho fatto i centri estivi per 2 estati e poi dopo 11 anni ho voluto ritornare e sentirmi in libertà con un cavallo. Il valore della rete, mettersi insieme per l'inclusione e lo sport e stare insieme ha una valenza incredibile. L'ippodromo di Treviso apre le porte all'inclusione, 2 giorni tra stand e attività ludico-pratiche. Un'occasione per conoscere, fare esperienza di nuovi sport e essere a contatto con gli animali. Treviso, Silea Roncada e tanti protagonisti di questa 2 giorni organizzata da Mirella Tuzzato. Per noi farci conoscere e dare un risalto all'attività sportiva di qualsiasi genere in questa giornata è per noi una buona opportunità, sia per farci conoscere ma anche per far capire a tutte le persone con disabilità intellettive e relazionali che possono accedere a qualsiasi sport. Lo sport può insegnare tante cose, contiene, insegna il fair play, il rispetto delle regole, il gioco di squadra e, come dire, aumenta la possibilità dei ragazzi a scuola, quindi viva lo sport, ma viva lo sport a scuola. Tutti gli sport presenti, uno sport senza barriere, che aiuta a forgiare la propria autostima, un messaggio ai ragazzi, ma anche alle donne. Questa giornata noi chiediamo a tutte le società di essere presenti per presentare le discipline, anche quelle che normalmente non vengono prese in considerazione dalle donne, come il calcio o il rugby o la canoa, che magari storicamente sono più relegate in un ambito maschile. Perché possono far tutto e lo devono fare, perché prendere consapevolezza del proprio corpo, della propria forza, della propria resistenza, della propria volontà è un importantissimo tassello per poter imparare anche a reagire di fronte a certe violenze domestiche. E sfruttare questo posto non come ippodromo d'élite, ma come ippodromo per le famiglie, dove si può fare una passeggiata, a leggere un libro, tantissime cose, lontano dai rumori del traffico, lontano da tutto, dove puoi staccare la spina. Questo è un altro obiettivo. C'è anche questo, ci siamo, venite, partecipate, fate comunità, questo è il messaggio.